sa blagoslov nabožnih predmeta, blessing, zegnung, la benedizione degli oggetti sacri. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dominus vobiscum. Oremus. Svemogući vječni Bože, molimo Te po zagovoru blaženjevice Marije, kraljice mira, izli svoj blagoslov na nas, Tvoje sluge, i na sve Tvoje vjernike koji Tvoje blagoslov ištu i traže, da ih svojim blagoslovom zaštitiš, kroz život pratiš, da ih u nevoljama pomažeš i očaje ohrabriješ. Molimo Te, Gospodine, svrni svoj pogled i ispruži moćnu desnicu na sve nabožne predmete koje su Tvoji vjernici večeras donijeli na blagoslov. Križeve, kipove, krunice, slike, medaljice, privjeske, lančiće, svijeće, robu za bolesnike, sve druge predmete. Ulij, Gospodine, u njih snagu uskrslo Krista, da po njima Tvoji vjernici budu zaštićeni na svih grijeha i poroka. Neka iz naših srdaca iziđe svaki strah, daj da se oslobodimo svakog prokletstva i uživamo uvijek Tvoj mir. Per Kristu, Domenu, Nostrum. Amen. Neka vas sve nabožne predmete blagoslovi sve mogući Bog, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Molimo sada za tjelesno i duševno zdravlje, prayers for healing of the sick, hajlonske bed, preghiera per la guarigione, prion pour la guérison. Adesso siamo consapevoli che Gesù si sveglia dal sonno, come i tre discepoli nel giardino degli ulivi. Vegliate, svegliatevi e pregate. Gesù sveglia la fede dei discepoli. Perché avete paura? Svegliatevi, io sono con voi. Svegliatevi, siate consapevoli che io sono con voi. Oh Gesù, svegliaci, siamo addormentati. Spesso non siamo consapevoli che tu sei con noi, ma tu ci dici: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Signore, sveglia la fede di ognuno presente qui. Liberaci dalla paura, Signore. Sì, Gesù, noi crediamo che Tu sei con noi, Tu sei con noi, Tu sei qui presente. Gesù, io credo che Tu sei con noi, io credo in Te, io credo nella Tua forza, nella Tua potenza. Come Maria, credo che per Te nulla è impossibile. Prega il Signore che svegli la tua fede e che ti liberi dalla paura.
Signore, molte volte siamo assonnati, non siamo coscienti che dentro portiamo delle ferite che ci lasciano l'ansia. Il problema è in me, e in me c'è la ferita non guarita, non sanata, non ho perdonato. Ma tu mi preghi, tu mi insegni, perdona, liberati. Non devi tenere su di te le ferite. Oh Signore, svegliami affinché divento cosciente di questo. Adesso ti mostro tutte le mie ferite, tutte le offese. Quando qualcuno mi ha ferito in qualche modo, i genitori, può essere che non hanno voluto fare, ma io adesso li perdono. La madre ci insegna come perdonare. Pregate per l'amore, per la persona che vi ha ferito. Per questo adesso, Gesù, ti prego. Dammi amore, oh Gesù, verso la persona che mi ha ferito. Give me Liebe, oh Jesus. Zur Person, die mich verletzt hat. Give me love, oh Jesus. To the person svegliami, Signore, affinché mi rendo conto che la sofferenza in me, l'ansia, rimane perché sono dipendente, legato alle cose, alle persone. Soffro quando non ci sono. Per il successo, per il pensiero degli altri. Mi aspetto dagli altri riconoscimenti, lode, gratitudine, amore. Soffro, sono deluso.
Signore, liberami. Liberami dalle sofferenze che sono legate all'odio, che mi catenano. Invidia, gelosia, egoismo, aggressività. Liberami, Signore, dammi amore, che il tuo amore guarisca il mio cuore. Liberami, oh Gesù, liberami dalla dipendenza in me. Aspetto dagli altri che mi fanno felice. Von allem, was in mir die Unruhe, das Leid verursacht. Ti offro, Signore, anche le malattie del corpo, le mie, delle persone che conosco e di coloro che non conosco. Prego adesso per coloro che soffrono a causa di malattie del corpo. Tutto è possibile, Signore, per te è tutto possibile, sia sempre fatta la tua volontà in tutto, se è volontà tua, Signore, e noi sappiamo che tu lo desideri, guariscici, liberaci, per tutto grazie, Signore. In nessun altro modo vogliamo pregare, ma come te, non mia, ma tua volontà sia fatta. Dominus vobiscum, vi benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.